Domenica 21 marzo in Piazza Kennedy alle ore 16 si svolgerà la terza manifestazione organizzata da genitori, insegnanti e studenti per protestare contro la didattica a distanza e chiedere la riapertura delle scuole attraverso una raccolta firme. Monica Ballanti, referente per Ravenna della Rete Nazionale Scuola in Presenza, sottolinea nuovamente i danni psicologici e sociali che questo tipo di didattica può comportare per i giovani e si rivolge alle istituzioni affinché si possano mettere in campo misure immediate che permettano la riapertura degli istituti in sicurezza. Noi il 21 protestiamo di nuovo in piazza, è la terza domenica consecutiva da quando è stata chiusa la scuola che protestiamo e ci siamo uniti ad una rete nazionale per la scuola in presenza che unisce tante città e tanti gruppi da nord a sud con lo scopo di ottenere la riapertura immediata della scuola. Sostanzialmente ritiene la scuola un servizio essenziale, un diritto costituzionale, e il fatto che la didattica a distanza sia stata protratta per un anno, soprattutto per le superiori e l'università, sta creando dei notevoli danni alla salute, oltre a tutti i danni che riporto sempre, quindi crisi di panico, ansia, irritabilità, disturbi dell'alimentazione e chicomori eccetera. Sono stati pubblicati anche degli studi che evidenziano come nei ragazzini e negli adolescenti siano aumentate le dipendenze da droga, alcol e psicofarmaci, quindi una situazione veramente tragica. Inoltre la didattica a distanza doveva essere una situazione emergenziale, mentre nel nostro caso va avanti per i superiori da un anno. È passato un anno e siamo ancora messi come l'anno scorso, dove comunque per la scuola non è stato fatto niente, sono aperte tante altre attività e invece la scuola è chiusa, e come sempre la scuola è chiusa per prima. E quindi non si è data neanche la possibilità di provare a chiudere tutto tranne la scuola. Quando ci sono dei problemi si chiude la scuola. Vorrei dire anche una cosa sui focolai. La scuola è chiusa da 16 giorni ormai, dal 2 di marzo. Non possono essere focolai nati a scuola, perché la scuola è chiusa da troppo tempo. I bambini vengono spesso, è stato accertato anche dallo studio dell'epidemiologa e biostatistica Sara Gandini, dottoressa Gandini, che i bambini vengono contagiati dai genitori. Se le scuole fossero dei focolai, quando c'è un bambino positivo in classe sarebbe positiva tutta la classe, come succede per le RSA ad esempio. Inoltre è stato creato un nuovo protocollo dal Ministero della Salute per cui se c'è un caso positivo in classe tutta la classe va in quarantena anche se i tamponi sono negativi per 14 giorni e il 14° giorno si può rientrare in classe soltanto dopo un altro tampone negativo, per cui in nessun altro luogo vengono fatti dei controlli così stringenti e la scuola quindi è un posto sicuro e deve essere aperta subito senza perdere più tempo, perché ormai l'anno scolastico è finito, le superiori hanno perso 2 anni e non è possibile andare avanti così. E le cause che sono state fatte al TAR sono state accolte, i ricorsi, perché mancava la documentazione scientifica che dimostrasse un nesso di causalità. La scuola è stata sacrificata con un accanimento terapeutico esagerato, che non è stato, con una mancanza di rispetto e di considerazione che non è stata riservata a nessun altro. Forse perché veramente i bambini e i ragazzini non lavorano, non producono, la scuola è solo un costo e comunque avere un popolo che ha comunque una competenza e una conoscenza ridotta può giovare a chi governa. C'è stato anche un calo dell'apprendimento fino al 50%, per cui questa chiusura indiscriminata di tutte le scuole, protratta a livello ormai ordinario perché è passato un anno ed è ancora chiusa la scuola, provoca dei danni anche per il futuro dei ragazzini, soprattutto per le superiori e l'università, perché avranno dei pregiudizi quando si inseriranno nel mondo del lavoro, e per i ragazzi delle superiori avranno delle grosse difficoltà quando inizieranno a fare l'università. Non si può più tollerare un accanimento terapeutico così esagerato ed infondato nei confronti della scuola.